cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Non Minecraft. Questo è Game Dev Tycoon. È un videogioco che abbiamo scoperto recentemente, ci ha attirato soprattutto a me in particolare, perché io avevo già giocato un gioco simile che magari forse già conoscete, si chiama Game Dev Story, che era un gioco per dispositivi mobili, ho visto sicuramente su Android, iPhone, giù di lì. Ed è un gioco dove ci impersoneremo in uno sviluppatore di videogiochi. Iniziamo dal nostro garage e poi, se va tutto va bene, cresceremo. Un videogioco nel videogioco. Esatto, un giochino molto carino che se potete trovare la demo se volete provarlo, e poi costa davvero sui 7 euro, quindi un terzo di Minecraft, il sito è in descrizione, e vedremo insieme. La prima volta, cioè di solito proviamo raramente qualcosa di diverso da Minecraft, quindi fateci sapere se vi piace, allora lo giocheremo qualche altra volta, se no comunque ci ha fatto piacere una volta provarlo insieme a voi. Cominciamo? Vai! Il gioco è in inglese, comunque intanto noi lo giocheremo traducendo qualcosina e comunque le cose importanti le capirete sicuramente. Comunque, ci danno il benvenuto, dice che torneremo indietro nel tempo cominciando l'inizio, quando è iniziato la rivoluzione del PC, quindi siamo parecchi anni fa, e avremo forse una specie di trentina d'anni. Ovviamente il tempo va abbastanza veloce. No, per 30 anni saremo ancora qui, esatto, a finire il gioco. Esatto, per riuscire a creare dei fantastici videogiochi, guadagnare fan, poi magari avremo più fan che iscritti su YouTube e diventare la più grande compagnia del sul mondo. Mercato. Wow. Bene, allora, vediamo, diamogli un nome. Allora, io direi di chiamarla Eternal Love, che sì, ci direi, sta. Sì. E chiamiamola, ci potete chiamare Eternal Games, Eternal Love Entertainment, come la chiamiamo? Mettiamo Eternal Love Corporation, dai. Vai, perfetto. Chi gioca? Io un tempo, quando ancora non pensavo ad Eternal Love, e secoli fa, pensavo, ho detto, se avessimo una compagnia di videogiochi, la chiamerei Exevil Corporation. Adesso siamo Eternal Love. Ma sono spuntata, io ho rovinato tutto, vai. Esatto, chi facciamo allora? Vuoi essere tu? Vedi, cioè, c'è gli omino. O c'è la donnina? Vada, la donnina c'ha i capelli castani? C'è un po' di tutto. Volevo la coda io. E c'è questo, c'è al massimo. Ma se proprio, vabbè, come ti fa? Se non fai l'omino è uguale. Non c'è neanche il vestito rosa, ma... Mamma c'è mia. La magliettina, c'è questa, boh, non si sa, non c'è molto. L'omino invece c'ha i capelli, vabbè. Cosa prendiamo? Ma fai l'omino, tanto lo giochi te. Prendo sto omino? Questo, vai. Qua, dai, con gli occhialini, sembra sembra. Chiamare player possibilmente. Come mi chiamo? Mi chiamo Xavier. Mi chiamo col mio nome tipico, Massi, dai, giusto per bando alle ciance. Cominciamo. Allora, tutorial. Prima volta che giochiamo è la versione completa, se no leggereste qua light version, quindi abbiamo appena comprato. Allora, vabbè, qui dice che ci sono il menu, cioè alcune ask per il menu, vabbè, quelle cose tipico. Congratulazione! Yuhu! Purtroppo però siamo soltanto dentro il nostro garage. Si vede la macchinina sotto il lenzuolo blu che c'è lì sotto. Esatto, allora iniziamo a fare la nostra. Allora, per richiamare il menu basterà cliccare. Ok, yuhu! By the game. Ah, ok, sì, abbiamo preso il trofeo di aver comprato il gioco. C'è qualcosa. Io schiaccio ovunque nel gioco e mi andrà in pausa. Guardate, vedete che qui il tempo scorre? Adesso è fermo. Va avanti solo se io non ho aperto questo menu. Basta cliccare ovunque col tasto sinistro. Okay, allora, dai, develop new game. Allora, prima dobbiamo decidere che tipo di gioco, scegliere il nome e vedere anche che tipo di grafica e quale su quale console o computer metterlo, appunto. All'inizio abbiamo poche opzioni, ma poi crescere. Ma allora iniziamo. Allora, che tipo gli diamo? Sport, va bene. Genere di simulazione. Simulazione di sport. Piattaforma. Allora, qua costa ben 20.000. Non abbiamo tanti soldi. No, e ce ne sono solo un po' più della metà. Quindi andrei sul computer. PC. Tanto sappiamo che il computer avrà successo, diciamo. vediamo. Cosa possiamo fare? Direi che lo potremmo chiamare Bouncing Creeper. Creepers. Bouncing Creepers, va bene. Cominciamo. Allora, direi che possiamo fare test oppure grafica almeno 2D per una simulazione. Ci costa 15.000. Purtroppo ogni mese, vedi, a partire da cosa? Temiamo, da quello che abbiamo intuito, ogni mese scende un pochino e costa qualcosa. Non abbiamo ancora mai giocato, quindi nel senso, magari guadagniamo. Abbiamo anche solo visto un po' di spiegazioni, ma non abbiamo ancora mai giocato. Allora,
Lo sviluppo del videogioco passa attraverso tre stadi di sviluppo. Ognuno dei quali dobbiamo scegliere su quali parti del gioco focalizzarci. Benissimo. E ovviamente genereremo più punti che ci serviranno per diverse cose. Ovviamente dobbiamo capire di ogni gioco su cosa focalizzarci. Per esempio, ok, questo è un simulatore. Allora, possiamo scegliere su Engine. Che Engine ci immaginiamo magari appunto se lo sviluppo è un pochino più grafico, fisico, quella cosa lì. Il gameplay e la storia. Allora, essendo una simulazione, la storia bassa, direi. L'engine medio, direi di comunque salire un pochino di più sul gameplay. Vedete qua cambia, vi dice più o meno il tempo che dedicheremo ad ognuno. È qualcosa del genere, eh? Che dici? D'accordo. Vai, passa il tempo. Ok, vedete, stanno aumentando i punti. Ok, mentre si svilupperà, ci saranno queste bubbling. Esatto. E ovviamente più punti genereremo, migliore il gioco sarà. Benissimo. Ah no, i bug. Dovevamo chiamarci Jeb. Jeb, allora. Dovevamo farli col capelli rossi e chiamarlo Accidenti. Jeb. Allora, sì. Vediamo. Io me lo vedo il notch. Primo bug. Stai attento, non fai tanti si sta bug. Sta grattando la testa. Lavora invece di grattarti la testa. Accidenti. Allora, dialoghi, basta. È possibile una spot di... Non metto proprio magari zero perché non si sa mai, comunque è poco. Level design è più importante dell'intelligenza artificiale, direi qualcosa del genere. Ok, più o meno qualcosa del genere. Vai. Personalmente, vediamo. Guardate che carino qua, le cose, la macchina. Mettete un secondo in le pausa? Bombe. No, non si può mettere in pausa, ok. Quando sta lavorando non si può mettere in pausa, buono a sapere. Ma perché lui deve stare in un garage col computer? È poveraccio, è l'inizio. Allora, durante lo sviluppo potete scegliere cose aggiuntive per il tuo gioco. In questo momento possiamo soltanto scegliere i suoni, aggiungere i suoni. Ma poi potremo migliorare altre cose. Potrebbe migliorare il gioco, ma anche costerà di più. Ok, puoi anche vedere il tipo di grafica che hai selezionato. Però può essere solo un ricordo che non puoi cambiarlo. Cioè, puoi scegliere, ok, abbiamo una 2D e poi i suoni, vediamo. Posso scegliere se attivarlo o disattivarlo. Ok, io direi di qualche suono lo si mette. Sì, la tipica musichina in 8-bit. Allora, essendo un gioco di simulazione, direi che deve essere carina la grafica, secondo noi. Il world design un po' meno, il sound restiamo medio, sì, il suono non è fondamentale. Proviamo, no. Ultima parte dello sviluppo. Siamo a due bug, dai, ancora... Quattro bug. Va bene. Allora, lo sviluppo del primo gioco è finito. Yeah! Però dobbiamo stare attenti che potremmo scegliere o di finirlo subito oppure di aspettare che i bug siano completi. Lasciare un gioco se non sono risolti tutti i bug potrebbe peggiorare le recensioni. Abbassare il mercato. Infatti Minecraft è... Esatto. Vediamo. Ok, sono zero. The Vai. Bug. Vediamo un po'. Abbiamo fatto il primo gioco. Ok, yuhu! Primo gioco, vediamo. Come cosa dice? Dice che ogni volta che svilupperemo un gioco ci daranno dei punti esperienza. Quindi più svilupperemo, probabilmente più diventeremo bravi a sviluppare. Poi un giorno avremo, se tutto va bene, se siamo bravi, non falliamo, perché si può fallire questo gioco e dire ciao, potremo creare il nostro studio di sviluppo, che è una cosa che piacerebbe fare anche nel mondo reale. Ma quello è un altro discorso. No. Un giorno lo farò anche nel mondo reale, se avrò le possibilità. Allora, trash game? No, lo voglio. Dai, mi sembra carino come Realizziamolo. Gioco. Realizziamolo. Yeah! Abbiamo scelto anche un buono tema genere. Buono. Allora, vediamo un attimo. A breve arriveranno le review. Allora, mentre... Le recensioni. Allora, mentre... Quando hai sviluppato il gioco, hai anche guadagnato questi research point. Li puoi usare per sbloccare altre opzioni per altri giochi. Bene. Allora, possiamo schiacciare ovunque, vediamo. Research. Allora, la ricerca è importante per sbloccare nuove opzioni e fare i giochi migliori. Diamo un'occhiata. Ah, dovresti anche provare di avere abbastanza punti per ricercare il nostro motore grafico personale. Sarebbe anche carino. Allora, cerca di sviluppare un consiglio, cerca di sviluppare giochi di diverso tipo e di genere, di combinazioni per migliorare una ricerca. Se fai tutte le cose uguali, poi magari non aiuta. Allora, possiamo scoprire un nuovo topic, ovvero un nuovo qualcosa di nuovo, vediamo. Abbiamo Racing, Fantasy, Sci-Fi e Pirati. Io direi di aspettare un attimo. Sì, aspettiamo. Tanto abbiamo ancora diversi tipi da provare. E invece Custom Game Engine? Ci vogliono 50, sarebbe da fare, okay. il nostro personale. Vediamo un po'. Vedete, è costato 8.000. Quindi purtroppo, accidenti, per stare in un garage ci costa, 8.000. Vediamo se okay. Riusciti di pigliare. Le prime recensioni 6, dai, 6, va ci bene, 6 va bene. Qua? 7! Per il primo gioco, ottimo. Aspetta, vediamo le altre.
7, 2, 7, fantastico. Per essere il nostro primo gioco è stato incredibile. È davvero buono. Fateci sapere anche voi cosa riuscite a fare. Ottimo, davvero ottimo. 6, 7, 7, un'ottima cosa. Vediamo. Allora, l'Eternal Love Corporation, una nuova nell'industria del videogiochi, ha appena rilasciato il primo gioco, Bouncing Creepers. Facciamo un gioco su Shizu una volta. Anche. Allora, i giochi hanno ricevuto generalmente una cosa favorevoli. Vediamo un attimo di farci anche di fan. Però appunto abbiamo zero fan. Vediamo un po' se cosa riusciamo. Ok, esce. Sta uscendo. Come va? Wow, buono, guarda, nel primo giorno. Ma non ci abbiamo ripreso i soldi spesi ancora. Non ancora, 4.000, no, beh dai, 31.000, mi sembra buono. Sì, effettivamente 27 fan il primo giorno, siamo 73esimi come risultati, ottimo, davvero buono, ottimo, bene. Bene. Allora, possiamo dare un'occhiata a come sta andando. Allora, Bouncing Creepers, siamo arrivati a 27 fan, incredibile, yeah! Incredibile. Buono, ma poi siamo già quasi a 10.000. Nel nostro primo gioco, fine. Grandissimi! Bouncing Creepers ha appena raggiunto 10.000 unità vendute. Ottimo, ottimo, ottimo. Davvero appena iniziato, siamo davvero andati bene. Stiamo anche guadagnando abbastanza soldi. Si può già cominciare a fare un altro gioco? Sì. Ma quasi quasi intanto non ci potevamo. Come lo chiamiamo? Vediamo. Allora, dice anche di cambiare un po'. Possiamo fare un gioco medievale di tipo di RPG, direi. Un gioco RPG, lo chiamiamo The Shizu Game. Aspetta, non me lo scherzo. Ah, ok. Lo chiameremo The End Steve. The End Steve, ovviamente su computer che ci sta anche bene. Vai. Next. Facciamo almeno 2D. Dai. Si comincia con la nostra nuovo master bug. No, inizi subito con il bug. Allora, vabbè, vediamo qua. La storia deve essere bella. Sì, il gameplay però deve essere tutto buono qua. Direi così, perché comunque alza un po' l'engine magari. Sì, ho capito, ma se alzano l'engine si abbassano gli altri un po'. Lo so. Più o meno direi un misto delle cose, perché alla fine, vabbè, la storia è importante, ma alla fine se la storia è bellissima e il gameplay fa schifo, vabbè, non si gioca lo stesso. Proviamo qualcosa del genere, dai. Ok. Intanto sta andando molto bene, guardiamo lì. Ovviamente le discese piano piano. Siamo già 80 fan, mi fa davvero molto piacere. Bene, guarda un po', bene. Mamma mia, quanti buggy. Mamma mia, ok, secondo stage. I dialoghi devono essere buoni. I dialoghi devono essere un po' meglio, sì. L'intelligenza artificiale deve essere un po' meglio. Sì. Siamo sempre un po' misto perché deve piacere un po' tutto. Dai, vediamo un po' come va Dender Steve. Ok. Buono. Dai, sali. Migliora sempre di più. 100.000. Gli RPG sono difficili da fare. Lo so. Suoni naturalmente. Sì, il world design è importante. Sì. A questo punto il suono è l'unico che può essere un pochino meno relativamente agli altri. Sì, però poi proviamo a farne uno più facile la prossima volta. Vediamo qualcosa del genere. Dai, siamo già alla. Ok, Bouncing Creeper è ora uscito dal mercato, quindi non può più vendere. Sono venduti 15.000 e 106.000 soldi come guadagno. Ovviamente siamo contenti. Grazie a tutti per i feedback positivi su questo gioco. Sappiamo che vi è piaciuto. Ovviamente per tutti c'è una chiave di Steam e Desura gratis per tutti appena uscita. Iscrivetevi al canale delle Pecore Rosa, mi raccomando. Allora, degli studi hanno suggerito che il Govodor G64 sta leggermente, penso, uscendo un po' dal mercato rispetto al computer, da quello che mi dà come idea, perché preferiscono il PC perché magari costa anche meno. Quindi vedremo un pochino cosa succederà. Finish, aspetta, questo è ancora. Ho aspettato un attimo che si potenziasse ancora un pochino. Se aspettate, si potenzia ancora un pochino. Quindi buono. Vediamo un nuovo record di quello giallo, che non mi ricordo cosa sia. Vediamo un po'. Abbiamo fatto new topic, new combo, great combo. Buono. Fra un po' saliamo a livello 2. Quindi magari a livello 2 avremo anche delle cose più belle e interessanti ancora. Bene, bene. Dai, non vedo l'ora di essere excelibile a livello 2. Poi così mi incanto. Ok. Allora, vediamo un attimo. Tum, 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 tum. Vediamo se poi è molto peggio dell'altro. Sicuro? Aiuto. No! Aiuto, è andato meglio l'altro. Vabbè, è sufficiente, dai. Almeno un 7, ok, dai. È un pochino peggio dell'altro, va bene. Amore, siamo appena iniziati. D'accordo, va bene. Dai, vediamo se riusciamo ad avere 100 fan. Siamo appena iniziati all'arte del videogame, nel senso siamo iniziandi, capito? 120 fan, davvero ottimo. 151! Yeah. Ok, hai!
ho appena finito di giocare a End Steve e sono molto impressionato dal vostro talento. Sono uno che fa contratti e vorrei utilizzare le vostre abilità. Fatemi sapere se abbiamo bisogno di soldi, di fargli sapere che potrebbe avere del lavoro per noi. Ok, i contratti sono stati sbloccati. Per vedere i contratti disponibili, cliccare sullo schermo e vediamo. Diamo un'occhiata? Diamo un'occhiata. Ok, find contact to work. Allora, i contratti sono utili per guadagnare qualche soldo extra quando abbiamo pochi soldi. E potrebbero essere utili per generare un pochino di research point. Bene, bene. D'accordo, diamo un'occhiata. Guarda con attenzione quali accettare, perché se non fai esattamente quello che ti chiedi devi pagare una penalità. Che ecco. Cattiveria. Ecco, vediamo un po'. Allora, possiamo fare questo, develop simple library system manage system, che 4 settimane, e questo. Poi dice design some simple back, ok, ci dà un pochino di soldi, ma penso che quindi costa questa roba, cioè ci costa questi punti, oppure testa un videogioco. Però abbiamo abbastanza soldi, quindi non proverei al momento, direi no. Che sono abbastanza contento così. Bene, io questa sequenza farei anche un salvataggino, tanto si può salvare in qualunque momento, e sono davvero molto contento dei risultati. Bene, allora, questa è stata una prima prova del nostro gioco. Aspettiamo intanto che finisca di questo, cioè del nostro. Beh, secondo me sono già entrato nell'idea. Comunque, per vedere, la compagnia giapponese Nintendo sta decidendo di lanciare una nuova console. Fantastico. La Nintendo è famosa per aver fatto il gioco di successo. Dink e King. È una scimmia che lancia barili? Esatto, davvero buono. Diamo un'occhiata e. Molti esperti dell'industria dubitano che le console così appunto diventeranno famosi, ma sono interessati a sapere cosa farà la Nintendo. Inventerà qualcosa di buono. Dai, vediamo un pochino comunque com'è andata. Qui ovviamente bisogna stare un attimo attenti, a breve poi non possiamo fare un altro. E poi ne faremo un altro intanto per vedere come finisce questo. Tra poco uscirà dal mercato. Vediamo un po'. Sarà l'ultimo, siamo alla fine. E vai. Allora, The End Steve è uscito dal mercato e più o meno mi sembra che sia andato quasi uguale all'altro. Diamo un'occhiata, clicchiamo qua. Game History. Allora, diamo un'occhiata. Bouncing Creepers è costato 31.000, ci ha dato 106.500 per un profitto di 75.500. Invece, questo è costato così e abbiamo praticamente fatto uguale alla fine. Solo che ha preso un pochino meno. Ha preso una media di 6.65 e questo 6.25. Ci ha fatto guadagnare comunque più fan, questo, che stiamo diventando più grandi e potenti. Oddio, questi voti mi ricordano quando andavamo al liceo. Mamma che stavamo lì a fine quadrimestre a dire no, c'avevo 7. Bene, e abbiamo così finito, diciamo, questo primo tentativo in questo gioco e le cose da fare, i giochi da sviluppare, le console che arriveranno e tutto, sono sempre maggiori. Abbiamo visto delle immagini anche sul sito ufficiale, che ricordiamo è linkato qui sotto, che fanno vedere che poi da questo piccolo garage riusciamo a fare una grande compagnia, quindi non riusciamo neanche speriamo immaginarci quante possibilità potrebbero esserci, quante qualche cose nuove e divertenti potremmo trovare. Quindi fateci sapere, ci raccomandiamo, diteci se vi piace e continueremo a fare altri video di questo tipo, anche così per inframmezzare un po'. Naturalmente non abbandoneremo mai Minecraft. Esatto, voi state tranquilli, giusto ogni tanto per inframmezzare, anche perché, ripeto, questo gioco è un gioco che mi piace un sacco, perché mi ricorda Game Dev Story, che mi piaceva tantissimo. Ho sperato da anni che uscisse un gioco del genere anche su computer, quindi sono davvero contento. Fateci sapere se vi è piaciuto e ringraziamo ancora stati con noi. Alla prossima con Minecraft, questo Game Dev Tycoon o qualunque altra cosa ci salterà in mente, con gli Eternal Love. Ciao.